Civismo politico rigeneratore di partecipazione attiva alla vita della città, questo è il tema al centro dell'assemblea pubblica organizzata dall'Associazione Culturale Insieme Possiamo per domani a partire dalle 17.30 presso l'Hotel Abruzzi a Teramo. Era un incontro dovuto, arriva anche con un po' di ritardo, ma dopo un anno dall'insediamento dell'amministrazione d'Alberto, Insieme Possiamo, che è stato diciamo, il comitato promotore che lanciò Gian Guido ad essere candidato sindaco di Teramo, non solo non si è sciolto, ma in questo anno ha lavorato, si è costituito in associazione politico-culturale per mantenere ben presente e soprattutto vivo il progetto del sindaco. E domani ci sarà il sindaco, ma ci sarà anche l'assessore di riferimento di Insieme Possiamo, Andrea Core. Ci sarà il sindaco che trarrà le conclusioni. Andrea Core, quando è stato pensato e strutturato il convegno, era ancora capogruppo e quindi relazionerà su quello che intanto è stato questo anno d'esperienza, quello che si è fatto, le difficoltà incontrate, perché per noi deve essere tesoro per quello che c'è da fare per il futuro. E quindi dicevo, non solo non ci siamo sciolti, ma vogliamo costituire anche un punto di riferimento per gli altri soggetti civici, per non far cadere appunto il civismo politico, che noi intendiamo come essenziale per far tornare la gente, il cittadino, ad essere un partecipante attivo non solo nelle scelte quotidiane ma anche in quelle strategiche del comune. E quindi queste cose le possiamo fare solo confrontandoci. Noi non siamo contro i partiti assolutamente, però riteniamo che la crisi della politica può essere superata solo attraverso favorire la partecipazione nelle scelte. Poi su Teramo c'è tanto da scegliere e soprattutto c'è tanto da organizzare. Quindi l'invito è a partecipare, perché sul civismo politico interverrà Ernesto Albanello, farà una introduzione ad una discussione che ci auguriamo sia vivace ma soprattutto produttiva per Teramo.